Ai microfoni di Nero Verde Channel, Achille Mazzoleni, neotecnico della Castellanzese per quanto sia un ritorno. Mister, volevo chiederle come ha trovato la squadra e insomma questa prima vittoria, chi ben comincia è a metà dell'opera. La squadra l'ho trovata bene, anzi direi benissimo, ma anche perché quando fai 3 punti all'esordio credo che non si può che essere felici. Ho fatto solamente un allenamento e mezzo con quello, la rifinitura di ieri mattina, quindi credo che il frutto di questo risultato e di questa prestazione sia di chi mi ha preceduto, quindi dello staff e del mister di prima, che è Roberto Cretas, e credo che gran merito di questa vittoria siano più sue e dello staff che non mie. Dico che c'è da lavorare, però è sempre così, cioè sarebbe troppo bello alla sesta giornata dire che abbiamo già trovato meccanismi, rodaggio. Probabilmente io oggi ho chiesto qualcosa di diverso, sicuramente ho chiesto qualcosa di diverso, il modulo era diverso da quello delle prime 5 giornate e quindi è anche normale che certi meccanismi vanno migliorati. Come hai trovato i ragazzi proprio col cambiamento di modulo, nel senso le mezzali l'hanno soddisfatta o no? Sì, ma non solo le mezzali, credo che tutta la squadra abbia comunque già capito che per giocare a calcio ci vuole coraggio, ci vogliono idee, ci vogliono qualità tecnico, fisiche, e credo che è la strada per cercare di arrivare in alto, anche se in questo momento dopo 6 giornate la proprietà, quindi il direttore e il presidente mi hanno chiesto di divertirci, di fare un campionato tranquillo. Non mi voglio nascondere, credo che la prima cosa, e l'ho detto oggi a loro, è quella di arrivare a 44-45 punti, che è la quota salvezza nei gironi a 20 negli ultimi anni che l'ho fatta, ma quasi da sempre. E poi da lì vedere quante giornate mancheranno e cercare di non porci limiti e di arrivare ancora una volta il più in alto il possibile, stupire e battere qualche grande piazza e grande città. Lascio la parola ad Alessio Salerio, collega della Prealpina. Mister, le chiedo di raccontarci il ritorno a Castellanza e il ritorno al Provasi, in una giornata comunque particolare anche per lo Stresa, chiaramente, per quanto è successo. Sì, hai detto bene, per me forse nella mia testa, nel mio cuore, forse non sono mai andato via da Castellanza. Ci eravamo lasciati, non nascondo, con qualche divergenza a livello tecnico, quindi non certo per il raggiungimento e la vittoria dei playoff, ma avevamo probabilmente delle vedute un po' diverse. Quindi il ritorno è stato semplice, perché una volta che ci siamo un po' chiariti e quando ti richiamano è anche motivo di orgoglio, no? Di essere così apprezzato. Grazie mille. L'altra cosa è quella che è bastato poco, ma non perché ero a casa, perché comunque il vantaggio è quello che conoscevo le persone, conoscevo come ragionano, come pensano, come sono organizzati, e quindi la scelta è stata molto più semplice di quello che pensate tutti magari. L'avevo già detto, io credo che si litiga in famiglia, si hanno discussioni con la moglie, figurati quando un gruppo di lavoro ci sono 30 persone, l'importante è capire dove si è sbagliato, cercare di non ripeterlo e ripartire. Credo che oggi la dimostrazione più bella è quella che tutti i dirigenti, i direttori, gli accompagnatori, chi lavora qua, insomma, a fine partita li ho visti tutti uniti insieme a festeggiare la vittoria, quindi ci sarà da lavorare. Spero di non deludere le aspettative, perché non ho la bacchetta magica, ma credo che con questa squadra che ha queste qualità ci sarà da divertirsi, quindi non poniamoci limiti, arriviamo a 45 punti in fretta e poi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di bello. E per quanto riguarda, la scomparsa di Mister Rotolo, credo che
Io ho 52 anni, lui è morto giovedì a 54, credo che il dolore che lascia alla famiglia, ai familiari, ai parenti, agli amici, alla squadra, credo che oggi, secondo me, loro hanno messo anche qualcosa in più per cercare di dedicare una vittoria. Io ci sono rimasto male, non lo conoscevo di persona, ma sapevo un po' della sua storia e sapevo che fino a un mese fa, credo, era ancora lì sul campo, quindi è andato a casa da poco. Hanno deciso. L'ultima partita è stata qui al Provasi, un'amichevole tra Castellanzese e Stresa. Ecco, quindi penso che la tristezza che danno le sconfitte non ha nulla a che vedere con una tristezza del genere, il dolore del genere, di una disgrazia del genere. La vita è fatta così, godiamoci quello che di buono ci dà e pensiamo sempre positivo. Grazie mille ad Achille Mazzoleni e bentornato. Grazie a voi.